vai con le domande. Marcello Villani, inizia pure. Allora mister, una buona partita, forse bisogna solo imparare a sfruttare i momenti giusti della gara per chiuderla, perché va bene, il primo tempo si aveva questa occasione e invece una ripresa poi è risorta un po' la propria, abbiamo rischiato qualcosa. Sì, sì, abbiamo condotto per lunghi tratti il primo tempo dove magari meritavamo un goletto in più, come lo meritavano loro sulla traversa, però penso che si poteva appunto arrotondare lì, ma non ci siamo riusciti. Comunque abbiamo mantenuto un primo tempo intensissimo come avevamo stabilito con i ragazzi, che sono stati bravi perché tanti venivano dalla partita di tre giorni prima e non era semplice, e hanno dato tutto. Infatti c'è stato un po' di blackout lì nel quinto, al decimo del secondo tempo, dove abbiamo dovuto cambiare, come è giusto che sia, e la partita poi l'hanno condotta chi è entrato e sono entrati veramente bene, e questo meritano un applauso. Come ho sempre detto, le partite e i filotti di partite le vincono soprattutto chi sta fuori e chi si allena bene, e lo stanno dimostrando un po' tutti. L'importante è essere di parola con quello che dici, nel momento in cui devi far sentire tutto il gruppo partecipi, devi, quando è il momento giusto, dare la responsabilità anche ai ragazzi che stanno tirando la carretta, che hanno giocato meno, tipo i due su tutti che sono entrati, Buso e Petrovic. Quindi molto bene, avevamo bisogno di pressione davanti, l'abbiamo data, abbiamo rischiato sul colpo di testa finale, dispiace per quello, però dopo fortunatamente l'abbiamo sistemata, perché non si può sempre vincere giocando bene, bisogna anche battagliare ogni tanto, e l'abbiamo messa sotto quel piano lì, e nei contrasti finali avete visto che siamo stati bravi a rubare palloni tanti davanti con Masini, con Kraia, con Pippo e con le due punte, e meritavano il gol perché hanno dato l'anima, e siamo tutti contenti perché volevamo assolutamente vincere il derby finalmente, che è quello che conta di più alla fine. Teo, buona cena. Forse l'unico dispiacere, Petrovic murato, poi segna Kraia, Mastroianni manca proprio sempre il piccolo dettaglio, Boffelli ha fatto un recupero clamoroso, manca proprio forse quel dettaglietto di quella punta, che però manca anche per spiga. Sì, sì, dai, sarebbe giusto, sì, per l'amore di lavoro che fanno gli attaccanti, però si danno l'anima anche in fase difensiva, e nel momento in cui giochi e proponi calcio, però dopo bisogna anche saper difendere. Nel momento in cui ho visto che c'è stato questo calo vistoso, per fortuna quelli che sono entrati hanno retto il colpo, e anzi hanno dato il colpo di grazia, per fortuna. Fiorenzo, la donna. Sì, buonasera mister. Due citazioni particolari a livello personale. Mi sembra Zambataro, che ha fatto comunque qualcosa di straordinario sull'assist del gol, sì. E poi Masini, che francamente a tratti davvero determinante nei palloni recuperati. Sì, sì, no, ma chi ha fatto? Sì, Masini veramente ha recuperato l'impossibile, ma il Zambataro, il Tordini, gli Ocolano hanno dato tutto e erano stremati. E quando non ce la fai più, bisogna capire bene i momenti. C'era il momento in cui non si poteva più giocare, bisognava cercare di andare a prenderli più alti possibili, e avete visto che ci siamo alzati di 20 metri rispetto al primo quarto d'ora, e quindi grande freschezza di ragazzi che hanno saputo andare in avanti e pressare bene, e quella è la roba più importante. Soffre meno la difesa, non abbiamo più sofferto poi azioni da parte della propria, quindi è una bella cosa per loro, perché si rendono conto che se vai ad attaccare in avanti li tieni più lontano dalla nostra porta, è tutto molto più semplice per quelli dietro, che hanno fatto anche loro una grossa partita, tutti quanti, non ce n'è uno in più né in meno, sia quelli che hanno dato tutto nel primo tempo e parte del secondo, e sia chi è entrato e chi l'ha finita, perché Betz per esempio era uno che non aveva fatto pochissimi minuti, ha fatto 90 minuti. Filino, Dai, Cecilia.
Lino Maldolati l'ha fatta tutta come domenica. Adesso centineremo bene le forze, perché ci sarà bisogno anche di altri, di chi non è entrato, eccetera, perché sarà così. La terza partita della settimana non può essere altrimenti. Grazie. Vai Mario Servillo. Ha citato già il mister. Crai è entrato, ha dato grande qualità, ha fatto girare molto bene il centrocampo, come l'hai visto? Sì, molto bene, era entrato bene anche con la Feralpi nel secondo tempo, come lo era stato importante l'Acti contro la Giana. Sono tutti che per il momento hanno dato tutto quello che stanno facendo sul campo in settimana e lo stanno dimostrando. Dispiace per la prova, diciamo così, sottotono di Trieste, lì siamo ancora ammaricati, però ci può stare. Tanti ragazzi non avevano mai giocato lì e ci può stare che quei 20 minuti ci abbiamo capito poco e ormai era tardi. Ivan Alborghetti. Allora, mister, all'inizio del secondo tempo si è visto un po' un Lecco che stava entrando un po' in difficoltà. Sì. È stato, secondo me, un grande contributo quello di ridisegnare completamente l'assetto della squadra e da lì abbiamo preso poi di nuovo campo. Abbiamo battagliato, come diceva lei, proprio lei abbiamo fatto la partita. Sì, no, avevamo concesso proprio delle palle filtranti centrali proprio facili e che dove bisognava rincoltire un po' il centrocampo. Ho preferito mettere Crai a togliere una punta e mi è andata bene, però era lì un po', soffrivamo. Il primo tempo abbiamo tenuto botta perché Pippo e Masini sono andati 100 all'ora, però dopo avevano bisogno di una mano, sono andati da fare Yoko e Tordini in fase difensiva al Mastro, però mi sembrava che non fosse sufficiente e ho detto non si può continuare comunque a voler fare il secondo, bisogna anche ogni tanto capire se è il caso che non è il caso di continuare ad andare in avanti, ma cercare di fare legna in mezzo al campo per ripartire, e poi il giudice ha fatto il resto, nel senso la Mataro ha stancato e l'avversario e il giudice gli ha dato il colpo di grazia. Sono stati bravi perché ormai siamo entrati in questo ordine di idee, non importa chi parte prima, chi parte dopo, loro sanno che non possono gestirsi, devono andare forte, poi ne trarrà vantaggio chi entra nel secondo tempo, è sempre così, oppure chi fa bene nel primo e riesce a fare 2-3 gol. Però ancora una volta l'Oro oggi è sembrato un giocatore imprescindibile. Sì, Pippo avevo voluto, tra virgolette, farlo riposare, ma perché avevo colto l'occasione del fatto che era un po' in calo contro il Feralpi nel fine primo tempo, eccetera, inizio secondo, allora ho preferito non rimettere Crai a Trieste solo per quel motivo lì. Ma Nando non stava bene, ma ripeto, era stata un po' generalizzata la trasferta di Trieste, dobbiamo imparare da quella roba lì, che se noi entriamo in campo con l'approccio giusto possiamo giocarsela con chiunque. Se entriamo in campo tacco e punta facciamo fatica. Grazie. Grazie a voi. Lampredo? No, niente. Davide Tagliabue ha una domanda. Sì, buonasera mister, molto veloce. Ciao Davide. Abbiamo visto una formazione che poi era quella che l'ha portata a vincere quelle tre partite con l'aggiunta di Celiac. Come inserirà nel prossimo? Ha intenzione di inserire altri elementi nell'immediato futuro oltre a Celiac o se terrà questa come base? Ma sì, come ho fatto oggi, come ho detto, cioè, i giocatori saranno tutti uguali, ognuno di loro sa il movimento che deve fare, il mattoncino che deve portare, dopo è chiaro che devono mettere qualcosa anche di suo per vincere i contrasti, per difendere bene e per attaccare bene, però la mentalità deve essere quella. Sono veramente contento per questo, entrati con la mentalità giusta e sì, il merito certamente di tutto l'insieme della gestione, però merito soprattutto dei ragazzi, perché hai voglia di cambiare, ma se dopo non entrano con la testa giusta l'allenatore è bravo, diventa bravo quando i giocatori sono bravi a capire cosa ha in mente l'allenatore. Se non sei bravo a spiegare e loro non capiscono, è colpa tua. Probabilmente a Trieste
qualcosa di mio ho messo, me l'ho detto comunque, mi sono preso la responsabilità, è giusto così. Matteo, prima scena, sì. La tua porta al tuo tiro, hai fatto replay. Sì, quindi sta andando bene, sono contento. Ma la provi o qualcosa che c'hai nelle corde naturalmente o insomma hai caratterizzato che in quel modo è il modo migliore per farla passare in una selva di gambe? Sì, esatto, sono due volte che mi va bene, io ogni volta che tiro spero e provo a fare gol. Due tiri, diciamo, sia questo che quello con le gnaghe non irresistibili, però quando entrano va bene così, dai, quindi sono molto contento. Marcello, Villani? Allora, hai fatto una grande partita in recupero, non solo. Questo centrocampo non si basa su un regista, però insomma, nonostante questo riuscite a costruire molte azioni d'attacco. Come spieghi? Sì, io mi trovo molto bene con Pippo, ecco, magari tra i due lui quello, anche per caratteristiche, è più tecnico di me, quindi si basa sul gioco, però siamo tutti e due molto forti sulla marcatura, oggi per esempio sulle mezzali. E sulle seconde palle, anche sulle ogni palla che viene giocata loro cerchiamo di essere il più possibile aggressivi per recuperarla e secondo me stiamo facendo bene, mi trovo bene con lui come mi trovo bene con gli altri, quindi sta andando bene e sono molto contento. Lorenzo, la donna? Ecco, ma se Nibale segnava anche nelle giovani del Genoa, ti capitava spesso? Diciamo che no, non tantissimo, ho fatto sì, con qualche gol ai playoff, due gol nel 17 in primavera. Sì, in primavera, però per esempio in campionato mai, non avevo fatto solo uno in Coppa Italia. Invece anche l'anno scorso comunque tre, quest'anno due. Diciamo che era una cosa su cui dovevo migliorare, sono contento comunque che arrivino un po' più gol, con un po' più soddisfazione. Altre domande? Secondo te quando... Cioè dovete solo capire un po' i momenti delle partite, sfruttarli meglio perché oggi poi nel secondo tempo avete rischiato un po' la beffa per il primo tempo che avevate fatto. Sì, esatto, secondo me il primo tempo siamo stati bravi e fortunati anche per il tiro e andare subito in vantaggio. Poi dopo abbiamo avuto due o tre occasioni dove potevamo far meglio, andare sul 2-0, poi come è successo a sfavore nostro a Trieste, quando vai sul 2-0 è più complicato rimettere in piedi una partita per gli avversari, in caso di Trieste per noi e oggi per la Propatria. E poi sì, all'inizio del secondo tempo abbiamo un po' sofferto, poi abbiamo cambiato modulo, ci siamo messi tre a centrocampo e secondo me è andata meglio. Cioè riuscivo a uscire meglio sul terzo e riuscivamo un po' a limitarli meglio, ecco. Infatti alla fine, gli ultimi 20 minuti, non mi ricordo. Dopo l'occasione loro sul calcio d'angolo non mi ricordo le loro grandi occasioni, ecco. Perfetto, grazie. E voi? Iniziamo pure. Marcello, se sei pronto. Sì, allora un grande ingresso in campo. Sì, diciamo, nelle ultime partite il mister mi ha sempre inserito negli ultimi 30 minuti, io mi sono sempre fatto trovare pronto, ho cercato sempre di dare il massimo in ogni situazione. Oggi fortunatamente è arrivata anche la gloria personale del gol e quindi sono contento per la mia prestazione, ma soprattutto anche per la squadra perché non molliamo neanche per un minuto. Quindi nel complesso un'ottima partita su tutti gli aspetti. Matteo, Bacina. È il primo? Sì. Ok, bene. E vorrei fare un parallelismo. Ti sei spiegato, tu che l'hai giocata da titolare, proprio questa differenza enorme che avete avuto di approccio rispetto alla gara di Trieste? Sì, diciamo che sono state inizialmente due partite proprio differenti, perché la Trieste comunque entrare in uno stadio del genere con una squadra che doveva vincere per forza, le motivazioni per loro erano al massimo. Noi sicuramente abbiamo avuto un approccio forse un po' troppo superficiale a Trieste e qua siamo entrati col piglio giusto fin dal primo minuto, però ecco, tutte le partite che sto guardando quest'anno in campionato sono decisive nei primi minuti, quindi nei primi minuti bisogna partire bene e poi da lì in discesa. Grazie. No, voi avete domande? Domande, come va fisicamente? State iniziando, a prescindere dal fatto che è stato il turno infrasettimanale, state iniziando a smaltire un po' i carichi di lavoro che sono stati pesanti? Sì, devo dire che più passa il tempo più stiamo ingranando, come si dice. Anche personalmente io tendo a essere un giocatore che più gioco, più metto minuti nelle gambe, più mi sento bene. Quindi
anche personalmente, ma sia anche a livello di squadra, vedo i miei compagni in allenamento che comincia a andare la gamba su tutti gli aspetti, quindi è solo positiva questa cosa. Allora, il primo è una dedica, penso sia... Sì, ci tengo a dedicarlo soprattutto alla mia famiglia e alla mia ragazza, che comunque mi supporta nonostante... Erika, nonostante la lontananza. E niente, ringrazio tutte le persone comunque che ci hanno creduto, che mi stanno vicini, anche il mister, i compagni di squadra, e niente, questo è tutto. Mi chiamo Marcello, veloce. Sì, sul tuo ruolo, insomma, tu sei l'unico vero regista dell'Ecco, no? Cosa, quando ti mette dentro, cosa ti chiede? Ma dipende dalla partita, ecco, io credo di essere un giocatore che si sa adattare, diciamo, a ogni situazione. E, posso giocare da regista, posso giocare da mezzala, posso giocare trequartista. In mezzo al campo penso di e credo di riuscire a dare il mio contributo in tutti i ruoli. Quindi dove mi mette faccio io. Perfetto, grazie. Posto. Grazie a voi. Grazie.